è una atmosfera bellissima, siamo molto contenti. Questo è il bello delle strade scolastiche che riuniscono una comunità. Poi qui davvero c'è stato un lavoro, una richiesta importante. Voglio ringraziare naturalmente la scuola, la dirigente scolastica, i genitori, le associazioni, le famiglie, naturalmente le ragazze, i ragazzi, i bambini che hanno, diciamo, spinto per questo risultato che è importantissimo. Ci riusciamo, questa, vedete, sapete leggere i numeri romani, quello che c'è scritto, ecco, 1925, quindi questo quasi 100 anni questa scuola, quindi festeggiamo in anticipo il suo compleanno. E ringrazio il municipio, il presidente Laddaga, per il suo impegno, per il suo supporto. Siamo tutti a disposizione, come disposizione la mobilità con l'assessore Patanè, la scuola con l'assessora Pratelli. Insomma, questa per noi è una linea, come è stato detto. Noi vogliamo pedonalizzare più spazi possibili, togliere un po' di spazio a questo dominio incontrastato dell'auto e restituire un po' di spazio ai pedoni e ai cittadini, e farlo nel rispetto naturalmente del dialogo con i territori, ascoltando e capendo, adattando le situazioni. Sono degli spazi recuperati alla socialità, sono degli spazi che garantiscono sicurezza stradale finalmente, perché togliamo le autovetture, i bambini sono contentissimi, si riappropriano di uno spazio pubblico, tant'è vero che, come vedete, stanno disegnando dappertutto, stanno giocando, e quindi noi abbiamo tolto spazio alle lamiere per darlo alle persone. È un progetto che in tante città europee ha funzionato, Parigi ne ha 300, Londra ne ha 600 di strade scolastiche, noi siamo partiti da 2, adesso siamo a 18. E arriviamo a? Arriviamo a 100. È importante perché l'amministrazione ha un piano di lungo periodo, ma ogni volta che facciamo un passo in avanti concreto come oggi, come si vede, è una festa. La scuola, la richiesta, qui c'è un grande vissuto di quartiere e il quartiere è qui a condividere uno spazio da vivere di cui oggi comincia una nuova fase, una nuova vita. Sono anche molto contenta che ci fosse, oltre naturalmente all'assessore Patanè che sempre ci stimola a fare di più, il sindaco in persona a rivendicare un'azione dell'amministrazione Gualtieri che punta alla città dei 15 minuti, la città da vivere, lo spazio pubblico e tante strade scolastiche. Anche a conclusione di questa iniziativa mi ha esortato a farne altre, a farne di più, e mi ha detto anche in quali posti della città, e quindi questo è molto importante perché la missione, gli obiettivi devono essere condivisi ad ogni livello. Non dimentichiamo che qui il municipio è stato decisivo nel sostenere, nel dialogare, perché è chiaro che oggi è una giornata di festa, prima c'è stato un grande lavoro di preparazione di questo progetto.